Nel giorno dei funerali di Stefano Geller, simbolo vicentino della rivendicazione del diritto alla libera scelta sul tema delicato del suicidio assistito, fa riflettere il messaggio via post sulla pagina personale lanciato da Matteo Faresin, giovane padre ai tempi della diagnosi, ex calciatore semiprofessionista, affetto da SLA dall'età di 31 anni. Un compagno di stanza, forse più testone di me, e con il quale condivide prima e da ora, forse ancora di più, una proposta, di fatto già un progetto, un obiettivo, come ha scritto nei giorni scorsi il 35enne originario di Marostica con la compagna e il figlio a Breganze, riferendosi al compianto Stefano, che Matteo saluta dalla sua casa. Un'idea che è una necessità ma anche un'esortazione, quella rivolta alle autorità che amministrano la sanità in Veneto e che consiste nel predisporre la possibilità di effettuare esami diagnostici a domicilio di pazienti costretti a letto per patologie debilitanti, come per Matteo, ma come lui svariate di decine di persone. Un forte disagio che nel 2024 e con le moderne tecnologie applicate al settore della radiologia potrebbe evitarsi, lo spunto legato agli esami diagnostici domiciliari dopo un personale ricordo riservato a Geller, del quale stamattina si celebra la cerimonia di saluto a San Giuseppe di Cassola. Apparecchiature per RX portatili ne sono un esempio e potrebbero aprire una nuova frontiera sanitaria.